Dopo la cucina creativa, la cucina fusion e la cucina apparecchio essenziale, Beppe Bigazzi ha dato il via ad una nuova forma di arte, cucina delirante. Immaginate una cosa che ti farebbe senso mangiare. Ecco gli elementi base che non possono mai mancare. Per i bolliti e minestroni aggiungete sempre del buon muschio di cantina. Ah, che retro gusto! Sopra ogni piatto, per quel sapore in più, spolverate a fine cottura del truciolare di faggio per la gioia del palato. E il consiglio da non dimenticare mai: prima di servire in tavola, aggiungete 4 o 5 fiammiferi Minerva sbriciolati sulle vostre portate. Sentirete che squisitezza! Cucina delirante di Beppe Bigazzi. Ecco alcune ricette. Per esempio, avete un vecchio tappeto persiano? Fatene un rollè, ficcatelo in forno e spolveratelo con acqua ragia. Vostro figlio ha smesso di giocare con il pongo e ne avete una tonnellata di vari colori e forme? Saltatelo in padella e aggiungete punte di cacciavite e salsa di bagnoschiuma. E per finire, un piatto che, se stagionato e invecchiato al punto giusto, può dare grandi soddisfazioni: la gamba di vostra zia. Cucina delirante di Beppe Bigazzi. Da oggi si mangia la qualunque.